Oh no! Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo promesso ormai un botto di tempo fa, siamo su una deck profile di Thunder Dragon, ovvero Thunder Dragon Mutant. L'ho testato abbastanza, poi è arrivata la banlist, giocavo Carrier e quindi di conseguenza ho dovuto un attimino modificare di nuovo la lista. Però in ogni caso, bene o male siamo arrivati a questa lista qui, che gira abbastanza bene, è una lista abbastanza forte e comunque è una base alla fine. Quindi di conseguenza quello che vi sentite di migliorare, migliorate. Scrivete qua sotto, anzi, i miglioramenti che ci farete. E in ogni caso, ragazzi, attivate la campanellina, passate qua sotto in descrizione per seguirci al di fuori della piattaforma di YouTube. E niente, direi di cominciare con questo bellissimo Thunder Dragon. Extra deck da parte, main deck qui, 40 carte di main, 15 di extra, a parte il leggendario colosso. Che resti in peperoni. Ragazzi, in realtà non sono 15, sono 16 carte di extra perché vi ho proposto delle alternative, insomma, come ultimo slot, mettiamola così. In ogni caso, cominciamo. Su cosa si basa questo mazzo? Si basa sul fare Titano più la combo Mutant, che sostanzialmente è Beast più Cry settata. E eventualmente estendere la giocata con Mascherena che va a fare qualcos'altro, insomma. Non è nulla di eccezionale, cioè è comunque un mazzetto rogue alla fine, quindi di conseguenza, eppure molto in fase sperimentale, però secondo me da questa base si può incominciare a tirare fuori qualcosa di buono. Vediamo se sono nella schermata. Ok, perfetto. Allora, cominciamo. Appoggiamo qua l'Hexarec. 3 per del Drago del Tuono Vanilla. È standard, serve assolutamente per mettere materiale al cimitero, per fare fusione tra Drago del Tuono e come materiale di scarto anche perché gioco un engine caos. 3 per di Oscuro Drago, fortissimo assolutamente, ci permette di searchare una qualsiasi carta di archetipo Drago del Tuono, veramente devastante, è una delle migliori, soprattutto Quick Effect. Lo scartiamo per prendere un'altra copia di lui nel turno di qualsiasi giocatore, appunto, essendo Quick Effect. Però siamo limitati. Dal momento che non ci parlo da tanto di Thunder Dragon su questo canale, i Thunder Dragon hanno due effetti: uno che si attiva su scarto e uno che si attiva quando vengono messi al terreno cimitero oppure quando vengono bannati. L'effetto di scarto è quello di prendere un altro Oscuro Drago del turno dal mazzo. Può sembrare inutile, però è Quick Effect e va ovviamente a compensare all'effetto di Titano. L'altro effetto invece ci fa searchare una qualsiasi carta Thunder Dragon dal mazzo, quindi è tipo Dio. Poi 3 per di Ruggito su scarto ci permette di aggiungere un mostro Thunder Dragon da cimitero alla mano e il secondo effetto dice che quando viene bannato mandato dal cimitero dal terreno ci permette di evocare specialmente un mostro, Thunder Dragon da mazzo, poi 2 per di Falco, non mi sono sentito di metterlo a monocopia perché comunque lo trovo molto 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 forte ancora al momento. Su scarto ci permette di rebornare e se viene mandato da terreno al cimitero oppure bannato ci permette di rimischiare un qualsiasi numero di carte dalla mano per pescare lo stesso numero di carte. E poi infine doppia Matrice Drago del Tuono. Standard in Quick Effect ci permette di pompare di 500 un mostro Thunder di attacco sul terreno. Inoltre, se viene bandita o mandata dal terreno al cimitero, ci permette di searchare un'altra copia di lei. Doppia copia perché 3 è un pelino pesante. Reparto Mutant, 3 per di ST46 ed è l'unico Mutant piccolino che ho deciso di inserire. A dirla tutta, GB88 ci starebbe anche relativamente bene in questo mazzo. Per quale motivo? Perché GB88 ci permette di bannare nel turno avversario e avrebbe anche senso farlo, però li ho ridotti al minimo. ST46 su normal o special ci permette di searchare una magia o trappola mutant dal mazzo, praticamente abbiamo un target e inoltre il suo obiettivo è bannare un mostro dalla mano per andare ad evocare Beast da mazzo, appunto Beast, che fa da negate sostanzialmente di spell ed è buono perché ci permette di bannare una carta da terreno mano per annullare una magia. Adesso voi direte, e vabbè, annullo una magia, non è nulla di eccezionale. Sì, però bisogna considerare che banna da mano terreno, quindi fa partire gli effetti di Thunder Dragon, tipo da mano ci possiamo bannare tranquillamente Oscuro Drago per andarci a prendere poi con l'effetto suo una matrice da poi attivare per magari utilizzare l'effetto di Titano Drago del Tuono. E così abbiamo anche spaccato una senza targettare.
quindi è molto molto forte. Inoltre Nega Spell ci può stare, insomma. Reparto Chaos, Monolith di Anir, assolutamente immancabile in un mazzo come questo, e molto spesso andrete ad attivare l'effetto di spaccare due. Però andando primo, se avete la mano giusta, è possibile utilizzare anche quello di togliere una carta dall'avversario, che sarebbe quello dei tre oscurità. Quello dei tre luce è un po' più semplice da realizzare rispetto a quello tre oscurità e ci permette di estendere più la giocata, però insomma dipende dalla vostra mano e da cosa volete fare in quel turno. Monocreatore del caos, assolutamente immancabile. Monocopia di Viverna Esplosiva e Crollo Serpente. Non ci ho messo la Valchiria. Non ci ho messo la Valchiria perché è abbastanza pesantuccia. Direi che il reparto caos va bene così con queste quattro carte. Doppio lupino distaccato è una partenza, è anzi la miglior partenza che abbiamo insieme a... Allora, lui più un Thunder Dragon è letteralmente la miglior partenza, però anche ST46 più un ruggito è una grandissima partenza. E quindi di conseguenza abbiamo abbastanza partenza in questo mazzo. Uomo batteria solare serve per una carta di extra principalmente e anche per comunque macinare roba al cimitero. E reparto mostri, finito qua. Reparto magie, 3 per diffusione del lago del tuono, assolutamente fortissima. Ci fa fare fusione nel mischiano del cimitero bandite e inoltre, eccetto nel turno in cui è stata mandata, ci permette una volta per turno di bandirla per searchare un qualsiasi mostro Thunder Dragon, che è veramente molto forte. Se ne abbiamo uno al cimitero e uno in mano, possiamo tranquillamente bannare quella dal cimitero per attivare l'effetto di searchare e poi attivare quella dalla mano. Mi raccomando, in quest'ordine, mi raccomando. 3 per di spazio del caos, fortissima, fa da peschino, fa da searcher, è fortissima veramente. In un mazzo Thunder Dragon non potete non mettere sta carta. È Dio, fa tutto, veramente. 3 per di allure, allora, amore e odio per questa carta in Thunder Dragon, lo so, sempre un casino utilizzare sta carta in Thunder. Il problema principale di questa carta è che a volte sfighiamo. Allora, di target oscurità ne abbiamo 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sono abbastanza su 40 carte, però non ci danno la certezza di utilizzare allora e farla risolvere bene. In ogni caso, dovete valutare bene quando risolverla. Eventualmente, se non volete rischiarvela, io non vi consiglierei troppo Desires, però se proprio non volete rischiarvela potreste provarla. Oppure magari la sostituite semplicemente con Upstart e qualche altra cosa. Di solito la roba in mano ce l'avrete a fine turno, quindi non vi consiglio di mettere sinceramente Into the Void. Però Upstart è un'altra scelta, e al massimo vedete che cos'altro riuscite a mettere di peschino, insomma, o al massimo la sostituite con tre Ash. Mono sarcofago d'oro, fortissimo, e Thunder Dragon, non vedo motivo per non metterlo. Mono emergency teleport, fortissimo per portare da mazzo totalmente a caso il mutant ST46 e quindi bannare per evocare il nostro negate e searchare anche la trappola. Mono Evolution Lab, perché ci sono i casi nei quali abbiamo bisogno della normal e abbiamo anche Evolution Lab più ST46 e magari la cosa da bannare di ST46. Siamo partiti con la mano di Dio, facciamo special di ST46, searchiamo, entra la normal, ci permette di avere extender, quindi di conseguenza monocopia ci sta assolutamente. Monocopia senza terraforming, ci sta, se la vediamo è buona, se non la vediamo pazienza. Se la vediamo tardi, boh, di solito non fa mai male. Mutant Cry, reparto trappole, è forte. Ci permette di fare fusione rimischiando i mostri da terreno o cimitero. E anche da bandite scoperte. È forte perché la giocata di negare una magia e andare ad evocare Synthesis che spacca uno è molto forte. Quindi di conseguenza è questo il motivo per il quale secondo me questo engine ci sta qua dentro e soprattutto perché comunque è un mazzo che gode dal bandire. Quindi di conseguenza bannare di Beast, bannare di ST46 per evocare Beast è comunque forte. Quindi di conseguenza motivo per il quale ho testato questa versione e devo dire che non mi sta per niente dispiacendo. Infine 3 per di impermanenza infinita. Slot assolutamente liberissimo, ragazzi, potete metterci una qualsiasi HT.
assolutamente. Dipende da cosa gira da voi, sinceramente. E quindi di conseguenza, se, vabbè, i discorsi sono sempre quelli. Se girano tanti Dragon Link, mettete Droll. Se vedete che Droll dà fastidio a tanti mazzi, mettete Droll. Se vedete che avete contro molti mazzi che bannano, mettete Lancea. Se avete un po' roba generica, mettete Ash, insomma. Sono slot liberissimi, dipende da voi. Io ho preferito in permanenza infinita anche perché la settiamo e quindi di conseguenza non rischiamo di scartarcela per Allure. Anche perché io sono abbastanza sfortunato con Allure, devo essere sincero. Hexadeck. Allora, a parte il Santino, l'Hexadeck è particolare, mettiamola così. Tre perdi titano. E va bene, e fin qui ci sta. L'unico problema di questa carta è che c'ha quel piccolo problema che c'ha il delay, cioè perde timing, e quindi di conseguenza non è proprio il massimo, però comunque ci può stare. Vabbè, insomma, è forte, è un 3002-3002, si para da risoluzione di effetti, quindi ci sta. Synthesis, motivo per il quale la combo con Mutant è forte, oltre al fatto che banna roba. Facciamo Beast. Neghiamo una carta magia sul terreno, bandendo, e poi facciamo Cry, e facciamo lui. Lui, su entrata, spacca una, non perde timing a differenza sua. Però lui targetta. È forte come giocata, assolutamente, praticamente si traduce in un nego più spacco, quindi ci sta assolutamente. Tra l'altro non siamo obbligati ad utilizzare subito Cry, quindi di conseguenza magari il nostro avversario ci attiva una magia senza avere carte sul terreno, noi facciamo Beast e poi più in là, magari sulla Normal o su qualcos'altro, facciamo Cry, quindi di conseguenza ci sta. Reparto Link, l'incuribo per mandare via la pallina e searcharla e fare cose, insomma, e proteggerci anche, ci sta, è forte. Anima abbandonata, è un'opzione anche per andare secondo, anima abbandonata non è per niente male, e serve per mandare via la pallina anche principalmente. Anaconda, in Thunder direi che non può mancare Anaconda, veramente molto 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 forte. Mascherena, perché è forte sostanzialmente, abbiamo tutti target adesso, cioè Fenice, Unicorno, e dopo ce ne sono altri ovviamente. Punto Pecora perché è un mazzo fusione, quindi di conseguenza l'effetto lo utilizzeremo abbastanza spesso in realtà. Possiamo rievocare la pallina, possiamo rievocare il mutant, possiamo rievocare il lupino distaccato, possiamo rievocare l'uomo batteria. L'obiettivo è sempre lo stesso, extender, per andare a fare mascherena. Quindi di conseguenza ci sta. Curioso, è una buona carta per mandare materiale al cimitero tutto sommato, quindi ci sta. Cioè, ci mandiamo la Thunder Dragon Fusion, ci mandiamo robe per il turno dopo, ci può stare, è una carta forte, quindi non direi che ci sta assolutamente. Poi Avramax, lui sarà praticamente il target sempiterno di Mascherena, in Thunder Dragon almeno. È veramente fatto di Mascherena, tanto 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 forte, tanto 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 difficile da buttare giù. Apollo USA, se volete la potete evocare. E poi ultimi due slot, cioè ultimo slot, vi ho preso due carte. Dipende da voi. In realtà ci sarebbe anche una terza, che sarebbe quella di Akai, il Link 4 di Akai, che spacca robe a caso. È una buona scelta anche quella, però io ho optato o per Borelord, di solito il mazzo ha difficoltà nell'autare roba che non può essere distrutta ed è troppo forte per lui, quindi di conseguenza Borelord ci permette di autare quelle robe del genere, oppure Zero Boros. Adesso voi direte, come cazzo evochiamo il turno dell'avversario? A parte che comunque evocandolo nella zona extra andiamo a bloccare due zone praticamente del nostro avversario. Ma comunque ragazzi, vi ricordo che esiste pur sempre Cry, che ci permette di andare a evocare Synthesis. E noi possiamo tranquillamente decidere di suicidarci Synthesis per andare a evocare Zero Boros. E letteralmente seminare il panico nella board dell'avversario. Sono tutte opzioni molto valide. Questi link 4 potreste interscambiarli in uno con l'altro. Ci sta anche l'anima, come vi ho detto. Curioso, potreste anche toglierlo forse. Dipende da come la vedete voi. Poi abbiamo
unicorno fenice, mascherina, punto pecora, anaconda verde. Ragazzi, anche se costa tanto, serve. E potreste eventualmente mettere l'engine dragon, però ragazzi, Thunder Dragon è storicamente già di suo un mattone di mazzo. Quindi di conseguenza di mettere anche dragon, io non me la sentirei, perché là andiamo a mettere 3 brick, non 1, 3. Ed è un problema. In ogni caso ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate di questo mazzo, provatelo, vedete che cosa riuscite a tirarne fuori, vedete che migliorie riuscite a dare. In ogni caso, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi.